Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, buongiorno, ovviamente un grandissimo e un calorosissimo buongiorno a tutti voi che anche oggi ragazzi state sul pullman, sull'aeroplano, sulla motonave veloce per andare a scuola. Allora ragazzi, mentre aspettiamo, ci prendiamo qualche minuto per parlare un pochettino degli ultimi giorni della Season 5 con un sacco di elementi che vi voglio fare vedere proprio oggi, a partire ovviamente ragazzi dall'ultima runa che il cubo sta stampando. Come avevamo già detto un paio di giorni fa, eccola lì ragazzi, la posizione del cubo va proprio a formare un cubo tridimensionale se uniamo tutte e sette le rune ed è veramente incredibile ragazzi. Ma sappiamo anche che ci sarà ben presto un bel cambiamento per quello che riguarda la nostra mappa di Fortnite. Non poteva che essere così, anche se tutti ci aspettavamo la neve in questa season, probabilmente invece la troveremo nella stagione numero 6. Eccolo qua ragazzi, il nostro cubazzo raga, sta stampando la runa, sta stampando la runa, la voglio vedere insieme a voi raga, la voglio vedere. Allora mentre sono qua, abbandono la partita, mi sposto sul replay, voglio vedere insieme a voi la settima runa. Ma ragazzi, sembrerebbe che alcuni dataminer nei file di gioco abbiano scoperto qualcosa di incredibile ragazzi. Abbiamo trovato due skin, questo tre, due skin che potrebbero essere le skin di partenza del Battle Pass numero 6, quelle praticamente che vengono date con l'acquisto del pass battaglia. Prima di andare a vederle, ragazzi, fatemi avvicinare di nuovo al Cubots. Voglio andare a vedere insieme a voi la runa. Vediamo un pochettino. Giù, 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 giù. Scendiamo sul cubo. Eccolo. Vediamo se si vede. Eccola. Eccola. L'ultima runa, ragazzi. È sempre difficilissimo vederle. Porca miseria. Eccola. Perfetta, ragazzi. Eccola qua, la runa numero 7 del cubo, ragazzi. L'ultima runa che darà vita ovviamente intorno a sé all'ultimo campo gravitazionale. Ragazzi, mancano veramente pochissimi giorni alla fine della season per cercare di capire finalmente quale sarà il ruolo vero di queste rune. Ma ragazzi, guardate cosa sto per farvi vedere. Mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo. C'ho i braccioli nuovi. Mi tengo, mi tengo, mi tengo. La sedia è nuova, i braccioli sono nuovi, ragazzi. 3, 2, 1. Ah, guardalo qua! Queste ragazzi sono due skin che sono state recuperate da dataminer americani e che sembrerebbe facciano parte del nuovo Battle Pass della Season 6. Non hanno assolutamente niente a che vedere con le skin fake o con i concept, perché secondo me, ragazzi, qualcosa di vero c'è. Come vediamo, la skin femminile riprende il fuoco, quindi la lava, le fiamme, mentre la skin maschile riprende il ghiaccio. Quindi una parte della mappa che dovrà ancora essere modificata, che pensiamo sia ovviamente quella che parte dalla montagna dei Vichinghi e arriva fino all'inizio delle montagnole maledette. Sono veramente molto carine come skin, ovviamente sono dei leaks, ragazzi. Speriamo che siano queste, ma non ne siamo ancora certi, ovviamente. Molto interessanti come skin, bellissimo il contrasto fuoco e acqua, tra virgolette, lava, ghiaccio, di un po' quello che vuoi. Conflitto epico che dall'alba dei tempi c'è sempre stato e hanno veramente un grande, grande senso per essere inserite nel nostro Fortnite. Tra l'altro, andrebbero a riprendere, ragazzi, l'idea che la Season 6, oltre ad essere fatta dai Doppelganger
e dalle linee temporali potrebbe avere anche l'inserimento dei supereroi. E non è male, perché queste sono skin che potrebbero tranquillamente essere associate a supereroi. Ma non sono finite le novità, ragazzi, è stato scoperto anche l'ombrello della season numero 6, quello che ci viene dato in poche parole all'inizio, cioè alla prima vittoria nella season. Pro! Eccolo qua, ragazzi, ombrello classicissimo, colore oro. Abbiamo già visto gli ombrelli, quelli con la nuvola, quello con il rame, quello con le scritte, che è quello rosso della season di questa, se non ricordo male. Abbiamo visto anche quello d'argento, abbiamo visto quello, non me lo ricordo. Questo, ragazzi, è il nuovo ombrello. E tra i premi, ragazzi, che Epic Games ci darà, non saranno solamente degli oggetti. Guardate un po' questo tweet, ragazzi. Allora, questo è un tweet che è stato pubblicato da Epic Games qualche giorno fa sulla loro pagina, ovviamente ufficiale, e ci dice, tradotto in italiano, non avrete delle nuove opportunità anche dopo la fine del Summer Skirmish per vincere dei premi. Lo Showdown Royale arriverà vicino all'inizio, alla metà di ottobre, begin di ottobre, non ho capito bene se all'inizio o alla metà di ottobre, e darà a voi giocatori dei premi in game, dove insieme agli altri vincitori della comunità avrete un'opportunità per vincere premi più grossi nelle competizioni future di Fortnite. Quindi vuol dire, ragazzi, che probabilmente in questa season numero 6 verranno inseriti delle mini modalità, o comunque delle modalità a tempo limitato, che esattamente come il Summer Skirmish daranno la possibilità a tutti noi giocatori di cercare di guadagnare un posto per gli eventi dal vivo, quelli che fanno nei luoghi seri, che sono trasmessi in streaming in tutto il mondo. Veramente, veramente bellissimo il lato competitivo che Fortnite sta prendendo per quello che riguarda i tornei veri, le sports. Insomma, ragazzi, in questa nuova season ne vedremo davvero delle belle anche sul lato competitive di Fortnite. Ma ragazzi, proseguendo nei file di gioco, è stato recuperato anche questo fucilozzo da cecchino, che voi dite, Max Shooter, questo è un bolt action, ed effettivamente assomiglia tantissimo ad un bolt action, ma si chiama Arctic Sniper. La domanda è, sarà di Save the World? Sembra di no, perché nella cartella in cui è recuperata questa immagine si parla di Battle Royale. Mi viene in mente però, ragazzi, che questo potrebbe essere il primissimo fucile recuperato nei file di gioco che, come andiamo a vedere, ha una skin. Sapevamo, ragazzi, che si parlava di modifica delle skin delle armi, ma più che dei concept non avevamo ancora visto nulla. Questo, ragazzi, potrebbe esserne la prima prova tangibile. Quindi, magari, Arctic Sniper potrebbe voler dire che la skin della neve applicata al bolt action lo fa diventare un Arctic Sniper. Io non lo so, ragazzi, però quello che vedo, lo sapete, ve lo propongo in modo anche da sapere i vostri commenti qui sotto riguardo a quello che state vedendo. Ditemi ovviamente quello che vi passa per la testa, e secondo voi se questo fucilozzo sarà nuovo o sarà una skin del bolt action. E non è finita ancora, ragazzi, guardate di nuovo tweet trovato da The Camping Rush su Twitter. E ragazzi, si parla in questa sezione dei file di gioco delle cellule di energia. Avevamo detto che ci sarebbero state dei nuovi oggetti consumabili che ti avrebbero portato nel portale oscuro, nel mondo oscuro, e le cellule di energia, ragazzi, che sono esattamente queste, potrebbero essere gli oggetti di cui parlavamo. Dovrebbero apparire non appena il cubo si stabilizzerà
nella sua posizione finale, che potrebbe essere appunto Loot Lake, e si dice che una volta consumate potremo accedere nel mondo oscuro. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto insieme a tutte le novità che siamo riusciti a recuperare. Vi mando un abbraccio grandissimo, un bacione e mi raccomando, un bel pollicione in su e iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo presto! Ciao!